è il secondo libro di una saga che ha come protagonista Gerson, e Eleazar è il suo figlio. E questo nome è un'origine tipo medio orientale e significa in aramaico Dio aiutami. È un bambino che non parla, ma non parla per un motivo molto semplice, perché sin da piccolo ha sofferto e ha sperimentato delle sofferenze incredibili a cui non sa dare una risposta. E questo è fondamentalmente un po' anche un po' il paradigma della vita di tutti noi, no? Che di fronte alle sofferenze spesso rimaniamo così. Ed è proprio in questo secondo libro che invece lui, di fronte all'ennesimo episodio duro della sua vita, che invece riuscirà a trovare un perché, una risposta a quelle che sono le sue sofferenze. E questo libro fa parte di un'opera un po' più complessa, che è organizzata in quattro libri, quindi una tetralogia, di cui, come vi ho già accennato prima, il protagonista principale è questo Gerson. Anche lui ha avuto un'esperienza cui non sa dare una risposta, no? Perché nel giro di una notte ha perso tutte le sue certezze, le sue sicurezze. Uno sconosciuto invece lo viene a cercare proprio lui. Questo Gerson ovviamente viene immerso in una serie di avventure fantastiche, no? Che si rincorrono una dietro l'altra, no? Mozzafiato, no? Lui alla fine riuscirà a scoprire qual è il senso stesso della sua vita. Un fantasy un po' particolare. In effetti tutta questa storia serve a farci riflettere un po' su quello che è il senso della nostra vita, no? Su quelle che sono le problematiche che poi dobbiamo affrontare tutti i giorni, e quindi chiaramente anche il nostro rapporto con il divino. Ho avuto modo di confrontarmi con lettori di vario genere, no? Che vanno dai ragazzi di 9-10 anni fino alle persone più adulte, no? Fino ai 90 anni. È un libro un po' per tutti, per chi è già appassionato di fantasy e per chi invece per la prima volta si avvicina a questo genere letterario.